Hola chicos, bienvenido en España. Esta aquí Plaza de España. Siamo a Barcellona, è il primo giorno, siamo appena arrivati. Sono le prime due ore veramente. Esattamente. Ma stiamo andando a fare un sopralluogo alla Barceloneta, sul lungomare, per mangiare anche qualcosina, perché giusto per orientarci, prima di iniziare ad intraprendere i tour di varie visite. Abbiamo una sorta di programma stampato su internet, però... L'ultimo giorno, l'ultima mezz'ora prima di partire, però tutto a posto. E fa caldo. Tanto caldo, però c'è un bel venticello che ci rasserena. Dici dove siamo? Siamo in un ristorantino vicino la spiaggia. Hola. Hola. Ci siamo appena seduti e abbiamo ordinato il menù del giorno. Queste sono le mie uova fritte con patate e formaggio. E quelle invece sono le crocchette al prosciutto, cioè ci sono le crocchette sopra il prosciutto sotto. Bellissimo. No, quelle sono i peperoni, secondo me. Ah, sono peperoni. Secondo me sì. Buon appetito. Allora, questo garzone adesso ha ordinato il pollo e non lo vuole. No, basta. Non basta, perché vuole questo. Quello che ho ordinato io. Non l'hai ordinato in realtà. Vabbè, abbiamo svegliato a ordinarlo. Tu volevi l'orata. Io volevo l'orata, però è arrivato questo ed è buonissimo. Infatti me lo voglio pure io, dai. E mi sta mandando pure fretta perché vuole mangiare. Ennesimo sbaglio di Marco. Non è vero. Con lo yogurt. Non lo invece io. Adesso Simona si accingerà a fare questo travaso di sangria, già la vedo in difficoltà. Allora raccontaci questa esperienza. Questa esperienza prevede prima il versamento della sangria con un cubetto di ghiaccio. Ma questo l'hai inventato tu? Sì. In realtà io penso che la cucchiarella debba essere messa lì all'inizio della... No, serve per girare. No, serve per non far cadere il ghiaccio. Serve per darti le botte. Quando fai il monello. Buongiorno. Buenos dias. Ieri abbiamo fatto la fine dei vecchietti. Siamo andati a dormire alle 9:30 di sera e ci siamo svegliati stamattina alle 9:20. Quindi abbiamo dormito circa 12 ore. E siamo iperattivi, il sole già sta diventando caldo e a proposito. Ed eccoci qua a Passeig de la Grecia. Grazia, una cosa del genere. Dove stiamo andando? Simo Makeup. Stiamo andando a visitare, ma penso che a questo punto non entreremo all'interno. La casa di cosa? Marco intervieni. Casa Milà, la Pedrera, un'altra costruzione di Gaudì. Come siamo sul passaggio pedonale delle biciclette e qui togliamoci un attimino. Prego, prego signori. Stavamo riflettendo. Intelligenza aveva Gaudì nell'inventare questo nuovo stile, non copiato, insomma. Addirittura casa Batlló è diventata patrimonio dell'UNESCO. Siamo arrivati alla torre... Akbar forse, Akbar, ma vediamo altro su internet così. Aspetta, facciamo una ripresa seria. Seria. Siamo arrivati alla torre Akbar. La torre che rappresenta un grattacielo situato vicino a Plaza de las Glorias Catalanes nel distretto di San Martín. È stata inaugurata nel 2005, nonché nel cuore di un progetto più ampio di rinnovamento e riqualificazione dell'area circostante. 144 metri. Di cui 4 piani sotterranei e 38 piani fuori. Fuori mano praticamente. Ottimo. Buenas tarde.
Buenas tardes. Buon pomeriggio. Tempo sì. È grigio, piove. Siamo sotto ad un balcone per ripararci e siamo a Plaza Catalunya. Tra poco ci inizieremo a camminare per la Rambla Catalunya e faremo questo bel giretto. E spegnerò la telecamera perché ci hanno detto che dobbiamo stare attenti. Rimanere l'attenzione, però saranno le solite cose. Però per tranquillità una spiega. Limite. Ci siamo appena seduti in un bar in questa plaza grande. Plaza Real. Plaza Real. Io quando ingarrerò un nome. Piove, ovviamente, e stiamo praticamente sotto un ombrellone, completamente bagnati. Dove le mie scarpe? Le scarpe di Marco già sta intossicatissimo, non sa come fare. Come le pulisco? Sono queste, ciò. Cosa mi spetta? Abbiamo ordinato dos cerveza. Cerveza. E sì. Allora, questo è un posto scoperto per caso, si chiama Campa Ixano, sta in una traversa della Barceloneta, fa tutto al volo, panini, hamburger, coppe di rosà, è a prezzi convenienti ed è ottimo perché tutti sono soddisfatti e sta un bordello di gente, quindi consigliato. No, siamo entrati perché c'era un macello di gente. Un macello di gente, infatti c'è un macello di gente. Non so se vi rendete conto. Non si fa, buongiorno. Buongiorno. Dove siamo? La Starbucks. Questo si vuol dire che è la mia colazione preferita. Deve ancora arrivare il mio frappuccino strawberry. Che hanno sbagliato. In realtà è arrivato un frappuccino brutto che non era per niente buono. È piaciuta la casa Bayou? Non male. Vale soldi, che puzza! I 20 euro, 21,50 euro, non so se li vale tutti quanti. Dai che li vale! Praticamente Gaudì ha fatto questa casa in modo da renderla molto luminosa. Mm-hmm. Quindi questo è stato poi il tema principale. E fondamentalmente è lo stile marino. Diciamo che era molto bella, è stata molto finestre bella. Finestre all'interno della casa, all'interno del palazzo c'era un altro così cortile di la apertura. Sfumatura di colori del cortile. Sì, molto questo è l'esterno, sì. È molto bella, infatti cioè sì, consiglio di andarci.
sono voluta andare io. Sara, se non era per me, non voleva venire. Conferma. Conferma. Monjuic. Questo è il parco, il castello sta più sopra. Sì, siamo saliti con la teleferic. È un parco grandissimo e lì in fondo stanno facendo una festa elettronica. Picnic elettronico. Abbiamo riflettuto su una cosa, che in Spagna si paga tutto e stanno ingoiati, cioè nel senso non vivono molto bene, un po' come noi, no? A Londra era tutto gratis e stanno benissimo, quindi questa cosa non va bene. Vuoi farti un bagno? Aspetta, andiamo a Formentera. Amore, dove ci troviamo? Ci troviamo sull'arena di Barcellona, che non è come pensavamo noi l'arena dove i genitori fanno le corride. È un centro commerciale. E siamo su. Tutto. Quello è Montserrat, quello là sopra mi sembra Montserrat. Questo. Buonasera. Buonasera a tutti. Stiamo andando verso le fontane magiche. Pira a Barcellona, Pira la fontana Barcellona. In realtà dobbiamo arrivare alla fine, questo è tutto un viale pieno di fontane, a destra e a sinistra, e alla fine ci sono queste fontane che illuminate da vari colori. Buenos días. Buenos días. Siamo al Parguello, giusto? E andremo a fare una visita. A questo parco dicono sia bellissimo, uno dei parchi più belli del mondo, quindi ci aspettiamo molto. Sì, fino a un certo punto diciamo è gratuito, poi si paga un ticket di 8 euro circa. E entriamo in una zona franca. Bravo. Una zona che comunque ha costruito Gaudí, sì. Quindi che passa pure la casa di Gaudí. Sì, beata visto. Ciao ragazzi. Ciao. Bienvenidos a Parkwell. Sì, a casa mia. Prego, entrate. L'atrio. Potete salire le scale e lì trovate la sala. La sala d'attesa? La sala da pranzo. Ah, la sala da pranzo. Qui troviamo due torri principali dove ci sono i nostri guardiani. Ah, con le pistole o con i fucili? Mettiamo due pistole, dai, così con il silenziatore. Sì, non diamo troppo nell'occhio.